Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo ovviamente parlando con un'ampia pagina del terremoto che ha colpito ieri il Molise, una scossa in serata che si è sentita distintamente anche nella nostra regione. Nuova forte scossa ieri sera precisamente alle 20:19 in Molise di magnitudo 5.1 con epicentro a pochi chilometri da Monte Cilfone in provincia di Campobasso. La scossa è stata avvertita, come detto, anche in Abruzzo, grande paura e disagi in Molise. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone, solo crolli di calcinacci, tanta gente che è scesa in strada. A tal proposito ascoltiamo l'intervento di Gianluca Valenzise, tecnico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, durante la diretta curata dai colleghi di Telemolise. Sono terremoti che conosciamo, sono terremoti molto simili a quelli che ci sono stati a San Girolamo di Puglia nel 2002 e a Potenza nel 1990. Sono terremoti particolari rispetto a quelli appenninici, più profondi, che avvengono, sono generati da faglie che noi chiamiamo trascorrenti, quindi che muovono i due blocchi di roccia adiacenti alla faglia in senso orizzontale. Non sappiamo nel dettaglio qual è la struttura sismica del Molise, perché queste faglie sono profonde e sono molto difficili da indagare, ma ne conosciamo le caratteristiche principali. E quello che non è chiaro e quello che non sapremo mai naturalmente è cosa ci aspetta nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e anche abbiamo dei dubbi che in altre zone d'Italia non abbiamo su qual è la magnitudo massima a cui potrebbero arrivare questi terremoti, perché la storia sismica di quella regione è molto scarna. Essendo una regione poco abitata, noi non sappiamo molto su quello che è successo in passato. Quindi questo è un po' il quadro. Infatti ieri come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avete detto che la zona è poco conosciuta dal punto di vista sismico per una limitata documentazione della sismicità storica e dunque state continuando ad analizzarla. Sì, solo che quello che si può fare oggi non è molto. Se i dati storici mancano, perché la zona è stata poco popolata in epoca storica, quel dato è andato per sempre ovviamente, e niente ce lo può restituire, quindi tutto quello che impariamo su quella zona lo stiamo imparando dai dati strumentali. In altre zone d'Italia più popolose invece abbiamo anche molti secoli di storia che ci dicono cosa ci possiamo aspettare. I terremoti non sono prevedibili in generale, ripeto, di solito noi riusciamo a sapere dove sono le faglie principali e quindi riusciamo a circoscrivere le zone dove ci può essere il più forte scuotimento, e qui non ci riusciamo per i motivi che ho detto, perché le faglie sono molto profonde, e di solito spesso sappiamo qualcosa dalla storia sismica, per esempio un vincolo sulla magnitudo massima che ci si può aspettare in ogni zona, di solito lo abbiamo. E qui no, quindi per quello che ne so io, oggi il terremoto più forte della zona è quello di San Giuliano, che era un terremoto di magnitudo 5,7, 5,8. Quello è un tetto di magnitudo che sicuramente può essere raggiunto, visto che è già successo 16 anni fa. I danni veri cominciano con il 7-8 grado della scala Mercalli, che corrisponde in questo caso più o meno alla magnitudo 5,5. Sì, 5,5 per noi è la soglia standard al di sopra della quale cominciano i danni veri. Al di sotto si hanno piccoli danni strutturali, i famosi cornicioni che si crepano e qualche edificio antico che può avere dei piccoli crolli. Insomma. Quindi il quadro è quello che ci si aspetta per un terremoto di queste dimensioni. È fondamentale dunque sempre la prevenzione e costruire bene. Assolutamente, questo è vero dovunque, è vero sicuramente in Molise. Io, per quello che conosco il Molise, ho la sensazione che tutto sommato il Molise sia meno vulnerabile di altre zone d'Italia, anche perché la popolazione è molto sparpagliata, quindi non ci sono grandi addensamenti, però è evidente che ognuno di noi dovrebbe la sera andare a casa e guardarsi intorno e capire quali possono essere i rischi di quell'abitazione e magari anche rivolgersi a un professionista se necessario. Noi restiamo alla pagina del terremoto perché dalla mezzanotte è chiuso in via precauzionale lungo la provinciale 111 il ponte sul fiume Sangro che collega Lanciano alla Val di Sangro e ad Atessa, una delle zone
industriali più densamente popolate del centro-sud. Il provvedimento è stato adottato dalla prefettura di Chieti d'intesa con la provincia a seguito delle scosse di terremoto di ieri sera in Molise. Controlli tecnici sono in atto per verificare le condizioni del ponte in questione. Il traffico è stato deviato sulla vicina strada pedemontana. Il viadotto nuovo sul Sangro è da tempo monitorato anche a seguito di esposti di cittadini preoccupati per la stabilità dei piloni. E questa mattina, dopo i controlli effettuati dai tecnici del comune di Vasto, il centro operativo comunale ha deciso la riapertura al traffico del viadotto Istonium, chiuso in maniera precauzionale in seguito alle scosse di terremoto. I tecnici comunali e gli uomini della protezione civile, ha dichiarato il vice sindaco di Vasto Giuseppe Forte, hanno effettuato una ricognizione delle strutture più sensibili della città, certificando il loro stato di agibilità. La notte scorsa, nonostante la presenza di migliaia di persone sia nella parte alta della città che alla marina, tutto si è svolto nella massima regolarità senza alcun incidente di rilievo. Il COC rimane attivo e provvederà nelle prossime ore ad ulteriori verifiche. È aperto dalla tarda serata di ieri a San Salvo nel Chietino il centro operativo comunale. La decisione è stata assunta a causa dello sciame sismico in atto dopo la prima scossa di terremoto delle 20:19 che ha interessato il Molise ma anche la parte meridionale dell'Abruzzo. La scossa è stata avvertita in maniera distinta, in particolare da tutta la popolazione dei comuni del Vastese. Con l'apertura del COC, il comune di San Salvo intende assicurare nel territorio comunale il monitoraggio per tutta la fase di allerta nella serie di situazioni critiche che potrebbero verificarsi e per i controlli sugli edifici pubblici e inoltre per le infrastrutture presenti in città, nonché per eventuali interventi in favore della popolazione. Lasciamo la pagina del terremoto, parliamo di maltempo, perché dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi e i danni subiti in varie zone della città, sia nella parte alta che allo scalo, il comune di Chieti è pronto a chiedere alla regione lo stato di calamità. Vediamo il servizio. Sì, lo chiediamo, lo dobbiamo chiedere per forza, perché le due bombe d'acqua che sono riversate sulla nostra città hanno procurato danni ingentissimi, danni soprattutto alle sedi stradali, cioè al manto delle nostre strade, danni provocati da molti dilavamenti e da alcune frane. Alcune strade di proprietà di ANAS ad esempio hanno visto crollare le paratie che reggono un ponte di attraversamento, quindi ci sono diversi danni, li stiamo stimando, abbiamo avuto alcuni allagamenti, stiamo ancora facendo ovviamente la conta anche dei danni procurati al sistema idrico e fognario, che ovviamente sono di competenza dell'ACA ma sono sul nostro territorio, quindi oggi noi abbiamo contezza dei luoghi dove sono stati già registrati danni. Chiederò alla regione, lo sto facendo in queste ore, lo stato di calamità naturale perché sia riconosciuto al comune di Chieti un finanziamento straordinario al valere sul fondo della protezione civile per ripristinare i manti stradali. Inoltre chiederò che venga aperto un canale di finanziamento per risarcire i privati che hanno subito danni da questo eccezionale evento meteorologico. Quindi abbiamo insomma in campo alcune attività di carattere amministrativo, di carattere ricognitorio. La speranza è che non si ripeta quello che è successo nel 2017. Noi siamo ancora in attesa di ricevere i finanziamenti per il recupero delle somme spese per affrontare i danni dal maltempo nel 2017. Così come abbiamo avuto a Singhiozzi il risarcimento dell'alluvione del 2015. Quindi la nostra speranza è che la regione questa volta sia un po' più veloce e ci dia subito riscontro alle richieste che faremo. E una voragine profonda 4 metri si è creata ieri pomeriggio a Lanciano all'interno di uno dei negozi di Corso Trento e Trieste in pieno centro nella città frentana. Subito transennata l'area dell'evento, è stato interessato anche il genio civile della regione Abruzzo. Vediamo. Le immagini filmate al punto di raccolta delle acque bianche della città sotto il ponte Diocleziano in occasione del nubifragio del 22 giugno scorso possono fornire una prima ipotesi delle cause del crollo nel negozio Josephine sul corso di Lanciano. Una voragine lunga circa 5 metri per un paio di larghezza e profonda più di 4 si è aperta nel piano interrato del locale. Un forte boato alle 11:30 e poi la drammatica scoperta. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici del settore
lavori pubblici del Comune che hanno transennato l'area, chiudendo al traffico il tratto finale di Corso Trento e Trieste sulla corsia direzione Piazza Plebiscito. Ordine di sgombero per il negozio adiacente Martelli, monitorati Fototti, Capino e Centorighe. Del problema è stato messo a conoscenza il Genio Civile della Regione, che farà un sopralluogo nelle prossime ore. Sotto questi edifici, realizzati su terreno di riporto con l'espansione di inizio Novecento della città, corre la condotta di raccolta delle acque della Valle della Pietrosa. L'infrastruttura è stata ispezionata dal gruppo speleologi Chieti nel 2011, riferisce l'ingegner Fausto Boccabella, dirigente ai lavori pubblici, mostrando le immagini. È da questo studio approfondito che si può partire per fare la verifica dello status quo. Nel frattempo l'assessore Giacinto Verna dichiara: ma innanzitutto tengo a rassicurare tutti i cittadini di Lanciano, non temiamo altre ipotesi di crollo. Potrebbe esserci il rischio, ma non temiamo altre ipotesi di crollo. Nello specifico si è aperta una voragine all'interno di un'attività commerciale che insiste lungo Corso Trento e Trieste, nell'interrato di questa attività commerciale. Probabilmente il terreno di riporto che era a sostegno della pavimentazione di questo interrato è stato slavato nell'arco delle settimane, dei mesi, ma sono ancora cose da accertare con le dovute indagini che faremo nei prossimi giorni, e quindi questo terreno di riporto slavato è stato portato via dalle acque e si è creata appunto questa apertura all'interno della pavimentazione. Ora parliamo di trasporti e di autostrade dei parchi A24 e A25, perché per il Ministero non è accoglibile il piano economico da 3 miliardi proposto da Toto. Lo sostiene il Forum Abruzzese dell'Acqua. Strada dei Parchi però smentisce, obiettivo comune però alla luce degli ultimi tragici avvenimenti anche accaduti a Genova, è la manutenzione stradale. Vediamo il servizio. Toto aveva richiesto un piano, aveva fatto un piano di 3 miliardi per la cura di questo importante asse viario abruzzese e da questo punto nazionale. Avevamo chiesto da tempo notizie in merito al Ministero, finalmente si dice che questo piano non è attuabile perché secondo il Ministero le cose poste erano di natura interna. Noi diciamo che, come d'altronde ha detto anche la responsabile della vigilanza e della trasparenza del Ministero, che il Ministero stesso deve assolutamente chiarire entro il 20 agosto tutto di questo possibile accordo. Noi vogliamo assoluta trasparenza nelle cose, perché 3 miliardi non sono noccioline, perché ne vale la vita delle persone, perché è giusto che i cittadini che pagano le tasse siano coscienti di quello che fanno. Noi vogliamo soltanto chiarezza e trasparenza. Basta con non rendere chiare le cose ai cittadini. Amministratore delegato di Strada dei Parchi, parlando anche di quello che è accaduto nelle ultime ore, ha detto che i viadotti, le strade dell'A24 e dell'A25 sono sicuri. Lui può fare qualsiasi affermazione, possono essere vere o sbagliate che siano, noi vogliamo parlare con le carte in mano. Parliamo di cronaca, una ragazza di 17 anni di Pescara ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Spirito del capoluogo adriatico, in seguito alle gravi ferite riportate la scorsa notte in un incidente stradale accaduto in Viale Muzzi, in pieno centro a Pescara. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane, che era su un motorino, si è scontrata con un'auto condotta da un ragazzo di 23 anni. La 17enne ha riportato un politrauma della strada con trauma cranico. Dell'accaduto si stanno interessando gli agenti del distaccamento di Piano d'Orta della Polizia Stradale di Pescara. Ancora cronaca, Carpineto della Nora piange Annarita Basile, rimasta ustionata il 2 agosto scorso mentre preparava la classica provvista invernale di passata di pomodoro. A nulla è valso il ricovero nel centro Grandi Ustionati di Brindisi, dove è morta nelle ultime ore. Vediamo il servizio di Vestina News.
Non ce l'ha fatta purtroppo Anna Rita Basile, la 61enne che lo scorso 2 agosto è rimasta ustionata mentre stava preparando le bottiglie di pomodoro nel garage di casa adiacente i locali che fino a poco tempo fa avevano ospitato il ristorante La Roccia in contrada versante al Bosco nel piccolo comune di Carpineto della Nora. La signora che si trovava lì per dare una mano è stata vittima insieme ad altre due signore ancora ricoverate rispettivamente a Napoli e Chieti di una fiammata provocata da una fuga di gas. Le condizioni della signora Basile erano sembrate subito gravi, avendo riportato ustioni di secondo grado sul 60% del corpo, così da decidere per il suo ricovero prima nella vicina Pescara, ma la gravità delle ustioni hanno spinto i medici per il trasferimento nella struttura specializzata dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, grazie anche al rapido intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco. Si è spenta dopo 13 giorni di ricovero, il giorno di Ferragosto, lasciando un dolore enorme in tutta la comunità di Carpineto della Nora, che in questi giorni non aveva mai fatto mancare il sostegno alla famiglia. Una donna sempre presente, pronta in qualsiasi momento a dare una mano a tutti nel momento del bisogno, una notizia che addolora tutta la comunità vestina. Queste le parole del primo cittadino Daniela Rosini. La donna lascia il marito Antonio e due figlie Valeria e Mariangela. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il giorno prima di Ferragosto, 5 dipendenti del CRAB di Avezzano hanno ricevuto la lettera di licenziamento. L'amministratore unico del consorzio Rocco Micucci ha spiegato i motivi del provvedimento. Dopo l'approvazione del bilancio 2017, la pagina indelebile del Ferragosto 2018, nero per 5 dipendenti ora ex del consorzio di ricerca unico d'Abruzzo. Saranno licenziati per attuare un piano di rientro aziendale destinato alla salubrità economica del centro, evitando un altro effetto COTIR. Il costo del personale in questo momento non è sostenibile, tant'è che io avevo aperto a ottobre una procedura di licenziamento che si era conclusa con una sola unità, l'avevo aperta per 9 persone ma si era conclusa con una sola unità licenziata, l'ex direttrice. Quindi questo significa che quello che io oggi faccio, trattandosi di soldi pubblici, è obbligatorio. Naturalmente mi auguro che sia provvisorio, cioè nel senso che per ora abbatto dei costi, anche perché dovevo ricevere da parte della regione Abruzzo un contributo consistente per cercare di fare un po' la situazione, ma alcuni dipendenti hanno preferito pignorare e aggredire quel credito nei confronti del CRUA, e altri dipendenti hanno invece scelto di accompagnare il percorso di risanamento del prospettato dall'amministratore, firmando un atto di conciliazione con cui restituiremo gli stipendi non pagati, sono ben 18 mensilità, da parte di altri amministratori, non dal sottoscritto, in 5 anni. Invece hanno deciso di aggredire, di fare pignoramenti. Quindi ci siamo ritrovati con una crisi di liquidità, non è stata fatta nessuna scelta, tra virgolette, discrezionale. Sono cose che sono oggettive e quindi so di aver fatto appunto un licenziamento, si chiama licenziamento per motivi oggettivi. Cambiamo ancora pagina. Dopo la denuncia dell'associazione Nuovo Senso Civico circa uno scarico illegale da una via di Lanciano che confluiva nel mare della costa dei Trabocchi, l'anomalia è stata sistemata grazie all'intervento della Sasi. Vediamo. Segnalazione che è andata a segno, problema risolto con l'associazione Nuovo Senso Civico che tira un sospiro di sollievo. Dopo la segnalazione del 14 agosto in merito allo sversamento fognario che in via Bergamo a Lanciano finiva in un torrente e quindi direttamente sulle spiagge d'Abruzzo, la Sasi, società che gestisce il servizio idrico integrato nel Chietino, si è immediatamente attivata assicurando l'identificazione del problema e la risoluzione in tempi brevissimi. Il 16 agosto, dunque 48 ore dopo la segnalazione, si registra l'avvenuta riparazione del danno col problema risolto. Sul luogo si nota ancora un po' di schiuma provocata dai residui degli scarichi dei mesi scorsi ancora presenti sul greto del ruscello. Comunque già in giornata le acque gradualmente sono tornate ad essere completamente limpide, scongiurando il rischio di inquinamento. Il presidente di Nuovo Senso Civico ha ringraziato pubblicamente il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe e il responsabile tecnico Enzo Giardino per la tempestività e l'efficienza, esortando sempre la cittadinanza a vigilare sul territorio.
E ora apriamo la pagina degli eventi perché prende il via oggi all'Aquila il Festival Fantasy sulle tracce del drago. Tanti gli appuntamenti in calendario fino a domenica prossima. Li conosciamo nel prossimo servizio curato da Germana Dorazio. Dal 17 al 19 agosto torna al Parco del Castello dell'Aquila il Festival Fantasy sulle tracce del drago, organizzato dall'Aquila Rinasce, attualizzando un format ideato negli anni 90 da Salvatore Sant'Angelo, da lui stesso definito una sorta di scatola magica in grado di cucire linguaggi diversi, quello musicale, artistico, ludico, del design, della letteratura di genere, per creare un unicum che, pur rinnovandosi costantemente nei contenuti, si ripete da ben 9 edizioni, 4 delle quali consecutive. L'edizione 2018 sulle tracce del drago ospiterà concerti di musica celtica e medievale, una mostra di miniature fantasy, oltre a stage di pittura, conferenze, arene multimediali, dimostrazioni di arti marziali, dibattiti, presentazioni di libri, seminari e laboratori, giochi di ruolo e da tavolo, proiezioni di film, animazioni per i più giovani a cura del Lodobus, dei Beorniani d'Abruzzo e del Distretto 88. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Paolo Paron, Adriano Monti Buzzetti, Piero Visani, Pietro Piccerilli, Corrado Camilli, Giovanni Marconi, Riccardo Masini, Gianluca Comastri e Luca Centi. Tra le attività ci sarà un'area videoludica all'interno dell'auditorium che ospiterà dimostrazioni e tornei dei titoli del momento. La proposta musicale prevede Ixia, Emian, Puff Purple e gli Zero Nine, i Poison Garden, i Deep Purple, la Bim Bum Bam Cartoon Band e DJ Osso. Tutte le sere, al termine delle attività, ci sarà l'animazione del DJ set. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, torniamo a Lanciano dove è presente una confraternita dedicata a San Rocco che ieri ha celebrato a dovere la festa del santo che cade proprio il 16 agosto. Vediamo. Abito da pellegrino con bastone e borraccia, piaga della peste su una gamba, cane ai suoi piedi con in bocca un pezzo di pane. San Rocco è santo potente e familiare, celebrato il 16 di agosto e patrono di numerose città e paesi. Rocco di Montpellier, universalmente noto come San Rocco, è stato un pellegrino e taumaturgo francese. È il santo più invocato dal Medioevo in poi come protettore dal terribile flagello della peste. Ammalato su lui stesso fu un cane che lo salvò. La bestiola, accorta della sua presenza e della sua sofferenza, gli portò ogni giorno un pezzo di pane fino alla sua guarigione. Il suo patronato si è progressivamente esteso al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e alle malattie gravissime. In senso più moderno è un grande esempio di solidarietà umana e di carità cristiana nel segno del volontariato. Con il passare dei secoli è divenuto uno dei santi più conosciuti nel continente europeo e oltreoceano, anche se le notizie sul suo conto sono poco precise e rese più oscure dalla leggenda. Certo è che in pellegrinaggio diretto a Roma, dopo aver donato tutti i suoi beni ai poveri, si sarebbe fermata ad Acqua Pendente, dedicandosi all'assistenza degli ammalati di peste e facendo guarigioni miracolose. Le immagini si riferiscono al culto di San Rocco a Lanciano, dove è molto attiva una confraternita a lui dedicata. Pietro Gian Cristofaro, confratello. Oggi si festeggia San Rocco qui a Lanciano, come in tante comunità sia italiane che estere, si festeggia proprio il giorno 16 agosto San Rocco. San Rocco sappiamo che è nato a Montpellier, si festeggia non solo in Francia ma in tante comunità anche in Spagna, addirittura tante in Italia, ci sono tante comunità dove si festeggia, insomma. E oggi per noi è una festa non solo di San Rocco ma anche una festa da confraternita che proprio oggi ricorre il 439esimo anno di nascita della confraternita qui a San Rocco. Che santo è? San Rocco è un santo miracoloso, un santo che ha fatto tanti miracoli e per questo noi mettiamo anche i cieli. Se una persona ha avuto
ha chiamato sempre San Rocco in aiuto e dona la parte del suo corpo dove è stato colpito da una malattia, o una mano, un braccio, in forma di cera, e poi viene a ringraziarlo consegnando in una statua adiacente qui dietro alle mie spalle, ringrazia San Rocco per la grazia ricevuta. Siamo alla pagina sportiva, oggi scende il sipario, parliamo ovviamente di calcio, sulla sessione estiva di calcio mercato per le formazioni di Serie A e di Serie B. Per la Serie C invece ci sarà tempo fino al prossimo venerdì, il gong suona alle 20 in casa Pescara, tiene banco l'operazione con la Juventus che potrebbe portare in bianconero il difensore Elizalde e l'attaccante Bonino, percorso inverso per Clemenza e per Del Sole, per quest'ultimo si tratterebbe di un ritorno a meno di colpi di scena. Il capitano del Pescara Gaston Brugman continuerà a vestire la maglia del Pescara. Tutti i particolari nel servizio curato da Andrea Costantini. Manca poco ormai alla chiusura della sessione estiva di calciomercato per Serie A e Serie B. Alle ore 20 il gong, per il Pescara sono ore frenetiche perché con la Juventus è in piedi un'operazione che può muovere quattro calciatori. Ieri avevamo parlato dell'accelerazione del club bianconero per il difensore uruguaiano classe 2000 Edgar Elizalde. Ebbene, il millennial è una costola importante di uno scambio ben più ampio che può riportare Cristian Bonino in bianconero. L'attaccante come Elizalde andrebbe a giocare in Serie C nella Juventus B. Al Pescara andrebbero il fantasista Luca Clemenza, lo scorso anno ad Ascoli e che ha ben figurato con la prima squadra bianconera nella recente tournée americana, e l'esterno Nando Del Sole, per il quale si tratterebbe di un ritorno. Il giocatore napoletano, cresciuto nelle giovanili del Delfino, era stato ceduto alla Juventus un anno fa ed era rimasto in prestito in biancazzurro fino allo scorso gennaio, giocando la seconda parte della stagione nella primavera di Dal Canto. In particolare per Elizalde è pronta la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Su Clemenza c'era anche il Palermo, ma l'operazione, data in dirittura d'arrivo un paio di giorni fa, ha avuto una frenata. Le prossime ore chiariranno se l'operazione andrà in porto. Questa mattina Elizalde si è regolarmente allenato al Poggio. Il millennial dovrà decidere se scegliere un club prestigioso come la Juventus, ma finendo per giocare solo in Serie C o comunque nella primavera, o se proseguire il suo percorso di crescita in un Pescara dove potrebbe trovare molto più spazio rispetto allo scorso anno, in una categoria ben più difficile come la Serie B. Regolarmente al Poggio stamani anche Gaston Brugman. Al momento l'affondo decisivo del Parma non c'è stato, anzi la squadra allenata da Roberto D'Aversa sta per formalizzare l'acquisizione del regista ex Cagliari Davide Di Gennaro, ora di proprietà della Lazio. Un movimento che sbarra la strada definitivamente alla cessione del capitano biancazzurro, che è destinato a restare in riva all'Adriatico e ad essere un pilastro per il tecnico Beppi Pillon. In attesa degli ultimi movimenti, intanto il Pescara continua a lavorare. Domani partitelle in famiglia e da lunedì scatterà la settimana tipo che porterà al debutto di sabato 25 sul campo della Cremonese, anche se sempre lunedì l'Asso Calciatori potrebbe indire uno sciopero per protestare contro il format a 19 squadre varato dalla Lega di Serie B, un fatto che farebbe slittare l'inizio del campionato. E come detto, il mercato della Serie C sarà aperto per un'altra settimana. Il Teramo intanto ha praticamente chiuso l'acquisizione in prestito dal Palermo della mezzala classe 99 Simone Santoro. Si avvicina anche il 19enne terzino di proprietà del Torino Alessandro Fiordaliso. Intanto da ieri sera è ufficiale che la gara di Coppa Italia di dopodomani a Rieti, inizio fissato per le 17:30, si giocherà a porte chiuse. Andiamo ad ascoltare ora il difensore centrale del Teramo, Mattia Altobelli, che reduce dal prestito di 6 mesi al Siracusa, ora attende di avere più spazio in questa nuova stagione. Beh, come ogni anno, come funziona in tutte le squadre, il calciomercato non è facile, credo, per tutti. Qui sono stato considerato poco i primi anni e il fatto che hanno voluto tenermi quest'anno mi fa molto molto piacere. Così potrò dare anche io una mano a questo Teramo Calcio. Non credo di non aver dimostrato, però credo di aver avuto poco spazio, anche perché comunque davanti a me c'è gente più esperta, questo lo ammetto, c'è Caidi, Speranza, con tutto il rispetto, quindi è giusto che io poi anche a gennaio sia andato giù a fare le mie esperienze,
A Siracusa bene, sono andato lì sereno con la voglia di mettermi di nuovo in gioco, perché comunque qui, come ho detto prima, ho avuto poco spazio, ho avuto le mie chance, ho fatto la mia esperienza e spero che quello che ho preso giù, anche in un altro girone, spero di dare una mano quest'anno qui a Teramo. E anche dalle amichevoli e dalla partita di Coppa con la Fermana, io credo che comunque abbiamo fatto una buona partita, al di là del gol che è mancato, però su quello col mister e i compagni ci stiamo lavorando e piano piano arriverà anche il gol. Nulla togliere agli anni passati, di gente più esperta, che però purtroppo siamo entrati in tutti e due gli anni passati in un tunnel dove non è facile uscirne, anche con gente esperta. Io spero che quest'anno, con gente che è più giovane, con voglia di dimostrare e correre, credo che spero di non entrarci proprio in quel tunnel. Allora, io credo che quel girone C è un po' più caldo rispetto a quello a livello calcistico, cambia poco, pochissimo, però magari l'ambiente, gli stadi ti danno qualcosina in più. Solo quella è l'unica differenza, però come è difficile giù è difficile anche al B o all'altro. E questo era l'ultimo servizio della prima edizione del TG6, l'informazione tornerà per la seconda edizione questa sera alle 19. Grazie per averci seguito, dalla nostra redazione l'augurio di un buon proseguimento di giornata.